Ah, ma buongiorno, lei è il dottor Nirvana di cui ci parlava il signor Pazzo Interiore nell'altra intervista? Uè Gino, ma che stai dicendo? Ah, scusa, allora tu chi sei? Ma io sono Perdono, figa. Ah, per fortuna, pensa se fosse stato rancore. Ma ce l'hai con me? No, ci mancherebbe. A parte che io mi chiamo Luca, ma iniziamo l'intervista, dai. Una tua frase tipica? Perdona che ti conviene, e finché dura l'offerta è pure al 50%, ti conviene in tutti i sensi. Sì. Stendiamo un velo pietoso. Ci puoi dare un insegnamento, non so, per perdonare gli altri o perdonare se stessi? Ma cosa vuoi perdonare, figa? Fai finta di niente che tanto prima o poi te ne dimentichi. E se proprio non funziona, ti consiglio questa strategies. Chiamo mio fratello, senso di colpa, che lui è disponibile H24 per aiutarti a tenere viva la questione, né? E se anche questa non funziona, ricordati che tu sei sempre il number one. Sei sopra di ogni cosa e non hai bisogno di chiedere perdono. Ma scusa, il perdono non è proprio quello. Quello è ego. Uè, ma fammi un favore, Gino. Non tirarmi fuori ego, guarda. Ci ho fatto ieri una call, io ho fatto questo, lui mi ha fatto quello. Sono nel giusto, lui nel sbagliato. Io sono più ricco, io sono più bello. Ma va là, figa. Ego è peggio di un callo attaccato ai maroni. Ma scusa, il perdono non era quella formula tipo perdono e libero per sempre, tutto ciò che è stato, nello spazio, nel tempo. No. Quella è roba di Lumera. Sai quello con la sciarpina brandizzata blu che gira con gli occhi spalancati tipo un lampione? Funziona, è veramente powerful. Ma se tutti fanno quelle cose, io rischio come minimo il licenziamento. E sai com'è? Con partita IVA, in centro Milano, in piena Fashion Week, niente fatturina, niente party, amico. Ma, perdonami, e in cosa consiste il tuo lavoro allora? Beh, un business di famiglia, figa. Questo è il concept. Arriva mio fratello, colpa, che fa un disastro. Arrivo io, tac, e metto tutto a posto. 300 euro. Con 450 euro ti offro anche un light lunch, un ristorantino stellato Michelin con il signor Pace Interiore. Oh, e avete chiamato? Chi non ti va proprio giù, se ti posso chiedere? Guarda, gratitudine. Minchia, quando arriva lei con fiori, arcobaleno, vestiti da Fiorucci e tutto un... Oh, grazie, luce, pace, amore. E poi sparisce. Ma... scusa, ma tu non sei perdono, non dovresti essere sopra a queste cose. Oh, il papi mi ha dato la possibilità di essere mezzo divino e mezzo perdono. Ma ascolta qua, pirla, ti colpisco e poi ti perdono. Ma prima ti colpisco, tac!